Ciao a tutti e bentrovati nel canale Giacobbo e oggi proveremo a fare i pronostici degli europei. Un guido dal girone A. Girone A formato da Germania, Svizzera, Scozia e Ungheria. Germania è la padrona di casa, il paese ospitante, squadra che non ha fatto la qualificazione degli europei perché ovviamente essendo padrone di casa non deve fare queste gare, ha fatto delle gare amichevoli. Amichevoli che hanno dato risultati positivi verso la fine, ma molto negativi verso l'inizio. Quindi è una squadra un po' altalenante. Io non lo so, la Germania, secondo me, non è sicuramente la mia favorita per vincere questo europeo, però è la mia favorita per passare il girone come prima. Quindi del gruppo A, secondo me, la Germania passerà il girone come prima. Poi è molto interessante capire chi passerà come seconda e come terza, perché possono passare anche le migliori terze, tra Svizzera, Scozia e Ungheria. L'Ungheria è una squadra che ha sempre fatto bene nelle ultime competizioni, per esempio gli scorsi mondiali, gli scorsi europei, dove aveva un girone veramente difficile ed non è riuscita a passare, però ha fatto una gran bella figura. Anche l'ultima Nations League è andata un passo dalla semifinale, quindi fa sempre bene da quando è arrivato Marco Rossi come allenatore, ma secondo me in questo girone è un po' la vittima sacrificale, anche perché ha due o tre nomi, tra cui Kulaschi, Orban, Szoboszlai, però del resto è veramente, veramente scarsa, quindi la metto come ultimo. E qua dobbiamo decidere quale squadra deve passare tra la seconda e la terza, quindi tra Svizzera e Scozia. La Scozia è una squadra che non è assolutamente forte sulla carta, ma avrà molto seguito a livello di tifo, perché molti saranno in Germania a seguire gli europei, però io la metto come terza. È come terza perché a parte Robertson, Tierney e McGinn, mi sembra ci sia anche nella Scozia, poi ci sarà anche Ferguson, ma povero Fergie si è rotto, non ha nessuno di forte, non ha nessun attaccante che possa segnare, in porta giocano con un portiere che fa che è in Serie B inglese, che è vero, Serie B inglese è molto una competizione molto importante, molto di difficoltà abbastanza alta, però secondo me non è forte per poter passare a discapito della Svizzera, che non è fortissima ma neanche scarsissima, perché la Svizzera ricordiamo che ha Kobel, Sommer, quindi due portieri molto forti che entrambi potrebbero giocare titolari fissi e anche in delle squadre molto più, nelle nazioni molto più forti, e secondo me dovrebbe giocare Kobel, aperta parentesi. E in difesa la Svizzera si trova con Akanji, la Svizzera si trova con tre del Bolo, Freule, Rebic e Ndoye. L'unica è che la Svizzera non mi sembra abbia un vero e proprio bomber, ha nessuno che possa far gol, però è sempre più forte rispetto alla Scozia. Ecco. Poi abbiamo il girone B dove c'è la nostra cara amata Italia. L'Italia è tutta da scoprire, perché anch'io so, nessuno sa com'è che cosa può dare l'Italia. In questo girone però partiamo da chi secondo me passa come prima, ovvero la Spagna. Secondo me la Spagna tra tutte è molto più forte, ha una rosa molto più ampia, è molto sottovalutata per il mio, ma secondo me la Spagna è veramente veramente forte. E poi c'è Italia, Croazia e Albania che si giocano il secondo posto o il terzo. Ecco, aperta questa parentesi, secondo me in questo girone anche passerà la miglior terza. Possiamo dire che secondo me l'Albania, per quanto abbia talento, perché è una squadra talentuosa, per quanto possa essere aiutata anche a livello di tifo, come un po' la Scozia, ma molto di più secondo me rispetto alla Scozia in realtà, non passerà questo girone, oppure non, o meglio, non è che non passerà, se passa lo passo come terza, non la vedo, arriverà agli ottavi. Ecco, chiaro che se l'Albania fosse stata inserita in un altro girone, per esempio nel girone di prima, poteva anche avere più chance, ma questo girone è veramente difficile, potrebbe fare anche una vittoria, ma non da passare, come da passare. Ecco. Quindi secondo me l'Albania in tutto ciò arriverà quarta nel girone.
e si giocheranno il secondo secondo posto Italia-Croazia. La Croazia è un po' a fine del ciclo, la Croazia gli anni d'oro li ha avuti, adesso non ha tanto ricambio generazionale, l'unico può essere Guardiol, il difensore del City, però ha un Modric molto vecchio, ha un Brozovic che è andato a giocare in Arabia Saudita, non ha tantissimi giocatori, con in avanti ha Kramaric che ha fatto bene, però anche lui è abbastanza anzianotto. Secondo me, al di là di questo, la Croazia passerà come terza e la nostra Italia passerà come seconda. E in questo girone passare da primi o da secondi non cambia più di tanto per le avversarie agli ottavi che dopo scoprirete, ecco. Poi abbiamo gruppo C, Inghilterra, Serbia, Danimarca, Slovenia. L'Inghilterra passerà come prima senza nessun problema. E la Slovenia arriverà come ultima perché a parte Oblak non ha più di tanti giocatori forti. E poi c'è la Serbia e la Danimarca. Si giocheranno al secondo posto. Possibile che una di queste due passi anche come terza. Metto la Serbia come seconda perché secondo me è la Serbia più forte. La Danimarca come terza perché la vedo un po' più deboluccia, ecco. Poi abbiamo il gruppo D fatto da Francia, Austria, Polonia e Olanda. La Francia prima, l'Olanda secondo me passa come seconda. L'Olanda ha avuto sfortuna a livello di infortuni perché si è infortunato all'ultimo Brobbey, però alla fine è tanto Zirkzee, quindi non perde più di tanto. Però a centrocampo gli si è infortunato de Kop Meiners e gli si è infortunato anche Frankie de Jong del Barcellona. Ha comunque una rosa molto larga, quindi ha Gravenberg, ha convocato Matze, il terzino del Borussia Dortmund. Secondo me l'Olanda non è assolutamente da sottovalutare, è una squadra veramente mo molto forte che è finita in un girone in cui sarà dominata dalla Francia, però passerà come seconda senza alcun problema. E poi c'è Austria-Polonia. Austria-Polonia, insomma, se la giocheranno per il terzo posto. Vedo più favorita l'Austria perché la Polonia ha il problema di Lewandowski che si è infortunato, anche Milik, quindi non ha la punta di rilievo. Si è infortunato, salterà sicuramente la prima gara e vedremo se ci sarà per la seconda partita, che è quella più importante, che è proprio contro l'Austria. Quindi per questo metto l'Austria terza e la Polonia quarta. Poi il gruppo E è fatto da Belgio, Slovacchia, Romania e Ucraina. Questo è molto combattuto. Vedo un Belgio che alla fine passerà come primo, però faticando, perché non è più il Belgio di una volta. Non so quanto possa essere lungo il loro percorso. Secondo me fa molta fatica. Uno su tutti non ha convocato uno dei portieri più forti al mondo, ovvero Courtois. C'è un Lukaku che è in nazionale, fa così così. De Bruyne, che anche lui viene da un infortunio molto lungo, quindi bisogna capire il Belgio come se la giocherà. Secondo me la mia sorpresa e la sorpresa del giro del torneo potrebbe essere l'Ucraina, perché è una squadra forte, vedendo i non giocatori, a Doblik, attaccante del Girona, a Lunin, portiere che ha vinto la Champions League con Real Madrid, poi dopo anni anche vari, che adesso non mi vengono in mente, però anche per il fatto un po', diciamo, della compattezza che si è creata in quella nazione la può aiutare e siccome passeranno come secondi potrebbero anche passare come primi. Non penso che sia tanto facile per il Belgio, ecco, il suo passaggio come primo. E quindi bisogna capire il terzo posto tra Slovacchia e Romania. Sono due squadre che secondo me sono molto scarse. Metto la Slovacchia come terza, ma potrebbe anche essere la Romania, ecco, quindi Slovacchia terza, Romania quarta. Poi finiamo col gruppo F, dove c'è il Portogallo che passerà come prima. Il Portogallo è una squadra che secondo me arriverà fino in fondo, dopo lo scoprirete. Turchia come seconda e poi Georgia e Repubblica Ceca, anche qui sono più o meno sullo stesso livello. La Repubblica Ceca ha più esperienza a livello europeo, ma secondo me passerà come terza la Georgia, che ha dei giocatori che in realtà non sono scarsi, ma Kvaratskhelia in porta, Kvaratskhelia in avanti, ma non hanno tanto altro.
non ho detto della Turchia. La Turchia potrebbe essere anche questa una sorpresa, dove lo doveva essere nell'Europa 2021, fatto nel 2021, e poi in realtà era Euro 2020, che però ha fatto male, ma qui potrebbe far bene, anche prima del girone molto più semplice rispetto al precedente della scorsa edizione. E poi ho detto la Repubblica Ceca ultimo. Invece qualificate come terze, qui mi sono basato anche un po' sul girone che avevano e sulla esperienza, sulla la qualità delle squadre, quindi secondo me alla fine passeranno la Scozia come terza, che aveva il girone la Germania e la Svizzera, la Croazia che aveva l'Italia, la Spagna e l'Albania, la Danimarca con girone Inghilterra, Serbia e Slovenia, e per ultima l'Austria che aveva nel girone anche la Polonia, Paesi Bassi e l'Olanda e la Francia. Passiamo agli ottavi. Le combinazioni sono Spagna e Scozia, dove secondo me passerà la Spagna, e la vincente, quindi la Spagna per me, affronterà una tra Germania e Serbia. Dico la Germania, poi Portogallo, Danimarca, Portogallo, Paesi Bassi, Ucraina. Paesi Bassi, Ucraina è molto interessante come sfida, se mai ci dovesse essere, però siccome l'Olanda è più forte, quindi dico Olanda. Croazia, Belgio, questa potrebbe essere, come Paesi Bassi, Olanda, addirittura più, è più pronosticabile. Sono due squadre che, se mai si dovesse affrontare, sono a fine ciclo. Secondo me, per i giocatori, per come ci arriva, è meglio, sarebbe messa meglio la Croazia, quindi con la Croazia che supera il Belgio. Poi non è che va tanto avanti, perché dopo sfiderebbero tra Francia e Turchia, e dico la Francia. E Inghilterra-Austria, dico Inghilterra. E per ultima c'è Italia-Svizzera, e dico l'Italia. Quindi alla fine, per l'Italia passare da seconda, che andrebbe a incontrare la Svizzera, quindi la seconda del girone A, oppure la terza del girone A sempre, se passasse come prima, alla fine non è che cambi più di tanto, perché quindi passare come prima e come seconda per l'Italia non è abbastanza influente. Poi abbiamo i quarti di finale con Spagna-Germania, dove secondo me è più forte la Spagna, Portogallo, Croazia-Francia, e Inghilterra-Italia. Anche qui vedete, poi ai quarti di finale si andrà a beccare o la Germania, se tutto va come dovrebbe andare, o l'Inghilterra, quindi più o meno sono lì. Io Inghilterra-Italia dico Inghilterra perché è molto più forte rispetto ai nostri azzurri. E quindi semifinali sarebbero molto interessanti da seguire, Spagna-Portogallo o Francia-Inghilterra. Secondo me Francia e Inghilterra sono le due sulla carta più forti, infatti le avrei volute vedere in finale, invece a quanto pare, se tutto dovrebbe andare, secondo i miei pronostici, massimo si incontrano in semifinale, perché sono nella stessa parte del tabellone. Tra Francia e Inghilterra è tosto, è da capire, e dico la Francia perché è più esperienza, ma solo per quello, perché ha vinto di più. E Spagna-Portogallo, anche qui la Spagna probabilmente potrebbe peccare un po' troppo di gioventù, e dico il Portogallo. Quindi siccome la finale potrebbe essere Portogallo-Francia, la stessa finale che c'è stata in Euro 2016, e tra Portogallo e Francia capire chi vince è difficile, ecco. E la Francia è più forte, però io vedere un Ronaldo, ma questa è l'unica cosa che mi fa porgere la bilancia più sul Portogallo, un Ronaldo che perde una finale mi sembra strano. Quindi se mai Ronaldo dovesse essere ancora dentro la rosa del Portogallo, io dico Portogallo. Poi secondo me il Portogallo, continuo a dire, non è la più forte. È una delle più forti, ma non la più forte sulla carta. Sulla carta più forte è la Francia, però in finale non si sa mai. La Francia, ricordiamo che ha vinto anche in precedenza un europeo, no, non è vero, ha perso un europeo in finale, ha perso un mondiale in finale, ma ha vinto un mondiale. Il Portogallo ha vinto l'europeo proprio con la Francia, poi non ha più fatto niente. Quindi, secondo me, potrebbe essere questo un po' il mio pronostico. Questo è il mio pronostico, non sarebbe, questo è il mio pronostico.
per Euro 2024, a fine europei vedremo se ci avrò preso in qualche modo oppure zero. Mi raccomando ragazzi, voi iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici e mettete like e fatemi sapere se anche voi vi convince questo pronostico oppure no.